Tutto campo. Eccellenza vista dagli ospiti in studio. www.tuttocampo.it, il portale di riferimento del calcio dilettantistico italiano. Tuttocampo.it mette a disposizione dei tifosi dati, informazioni e statistiche di ogni tipo su squadre di calcio, giocatori, campionati, calciomercato, marcatori, risultati, classifiche, calendari e notizie dal mondo sportivo. Tutto questo per ogni categoria del calcio dilettante, Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. Su tuttocampo.it parliamo anche di campionati giovanili, femminili, calcio a 5 e a 7. Tuttocampo.it, il portale del calcio dilettante a 360 gradi. E dunque un buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, qui dallo studio 2 del palchetto di Gozzano, dal vostro Francesco Atalante Beltrami. Iniziamo a parlare di eccellenza, dei campionati di eccellenza in tutta Italia, di cui ci sono arrivati i servizi a cura dei vari inviati lungo tutta la penisola e dei, naturalmente, tornei che seguiamo qui dallo studio. Scattiamo subito con l'eccellenza piemontese, giunta al quart'ultimo turno e dove si stanno verificando ogni genere di sorprese. Ma andiamo con ordine i risultati della 31esima giornata del girone A. Val d'Aosta al Greville 1-1, Cervenso Borgaro 1-0, Virtus Verbania Borgomanero 2-0, 9 Calcio Baveno 3-2, Junior Biellese Liberta Siveria Banchetta 2-1, Alpignano Juve Domo 4-3, Orizzonte United Omegna 1-1, Volpiano Santià 1-0, Stresa Varale Pombia 1-0, la classifica: Virtus Verbania 62, Borgaro 60, Baveno 58, Stresa 57, Orizzonte 53, Juventus Domo 51, Cervenso 49, Albiano 47, 9 46, Varallo 45, Junior Biellese 40, Borgomanero Aigreville 39, Valle d'Aosta 38, Santià 31, Santià scusate 34, Omegna 31, Ivrea Banchetti 19 e Volpiano 10. Dunque abbiamo i primi verdetti: l'Ivrea Banchetti e il Volpiano sono retrocessi senza appello in promozione dopo una stagione veramente deludente e sempre condotta nelle retrovie. Per quel che riguarda la testa della classifica è successo l'incredibile: il Borgaro ce l'ha fatta a gettar via definitivamente, forse, vedremo, perché il torneo è ancora aperto, la prima posizione dopo aver dominato il campionato per più di metà percorso. Ha perso ancora e lo ha fatto sul campo del Cervenso. La Virtus Verbania ha vinto invece in modo abbastanza secco col Borgomanero per 2-0 e si è portata 2 punti avanti a 3 giornate dalla fine. Anche il Baveno avrebbe potuto essere lì e superare il Borgaro, ma non ce l'ha fatta, è stato incredibilmente sconfitto per 3-2 dal 9 Calcio e ha gettato l'occasione ancora in corsa. Mancano 3 giornate, il distacco dalla prima sono 4 punti, ma ben difficilmente potrà riuscire a superare entrambe le avversarie che ha davanti. Bisognerà un po' vedere cosa succede in casa Borgaro dopo questa incredibile ennesima battuta d'arresto. La Virtus Verbania, dicevo, ha travolto 2-0 il Borgomanero. Al quarto minuto subito Manfroni ha regalato il vantaggio ai locali. Nel secondo tempo, al 18esimo, Beretta ha chiuso i conti. Virtus Verbania sempre tra le polemiche per via della situazione societaria, della protesta dei giocatori di qualche settimana fa, ma i risultati sul campo stanno continuando ad arrivare e potrebbe esserci la clamorosa promozione di questa squadra che 2 anni fa, lo ricordiamo, si chiamava Virtus Cusio, giocava a San Maurizio d'Opaglio ed era in promozione. Potrebbe arrivare, dicevo, la promozione addirittura in Serie D. Naturalmente qui nel mio paese vicino a San Maurizio tutti gufano, perché tutti odiano questa dirigente della Virtus Verbania che ha tolto definitivamente il calcio da una piazza storica come quella di San Maurizio d'Opaglio, ma non si sa se vinceranno le gufate o i giocatori della Virtus Verbania sul campo. Invece il Borgaro si è fermato malamente per l'ennesima volta e lo ha fatto andando a perdere con il punteggio di 1-0 sul campo del Cervenso.
al 32esimo del secondo tempo Antonacci ha realizzato il gol. Due parole sui marcatori: 24 reti per Ado, Juve Domo, 20 per Dolorentis, 9 calcio, 18 per Soncini, Omegna e Sogno del Bianbarino, 15 il rossinabile Piero Bon del Borgaro e Latta del Varallo Pombia. Dicevamo, retrocesse Ivre e Volpiano, Lomegna con 31 punti, Santia con 34, Valle d'Aosta con 38, la Grevina del Bergamo con 39, magari anche la Junior Biellese con 40, lotteranno strenuamente per evitare, chi per evitare direttamente il play-out, chi per riuscire ad avere un distacco minimo per poter disputare, non essere retrocessa per eccessivo numero di punti di distanza dalla propria avversaria. Prossimo turno, in cui continueranno queste belle sfide del girone, Ivrea Banchetta Alpignano, Bavino Junior Biellese, Aigrevil 9 calcio, Borgomanero Orizzonti, Omegno Stresa, Varallo Pombia, Cervenso, Borgaro, Val d'Aosta, Santia, Virtus Verbania e Juventus Duomo Volpiano. Vedremo quindi con la squadra della Virtus Verbania impegnata a Santia, campo non facilissimo in quanto la formazione è in lotta strenua per garantirsi una buona posizione di partenza nel play-out, mentre invece il Borgaro avrà una partita casalinga col Val d'Aosta, che però è un po' nella stessa situazione del Santia, la precede in classifica di 4 soli punti e quindi di sicuro cercherà di andare a far punti anche lei. Nel girone B invece anche qui erano 3 le squadre in lotta per la promozione diretta. Questi risultati del 31esimo turno: Olmo Albese 1-0, Cheraschese Benardo 0-1, Rocchetta Settimo 1-1, Casale Tordona 1-1, Cavour Cornegliano 1-1, Stavigliano Trino 2-4, Salluzzo Peduna 3-1, Gassino Prodrono 0-0, Valenzana Mondovì 2-0, in classifica Casale 67, Valenzana 66, Prodrono 63, Cornegliano e Salluzzo 49, Tortona 47, Trino e Olmo 44, Benarzo e Cheraschese 43, Albese 40, Savigliano 38, Cavour 37, Rocchetta 36, Settimo 32, Pedona Borgo San Dalmazzo 24, Gassino 22, Mondovì 16. Dunque, il Casale non allunga, si fa fermare malamente in casa dal calcio Tortona, mentre invece la Valenzana Mado si sbarazza seccamente del fanalino di coda a Mondovì per 2-0, e adesso è a meno 1. La Prodrono, che avrebbe potuto portarsi a meno 2, non ne approfitta assolutamente, perché si fa fermare in modo clamoroso sullo 0-0 della penultima in classifica del Gassino San Raffaele, e a questo punto la situazione la vede a meno 4 dal Casale con 3 giornate dalla fine, e difficilmente secondo noi potrà recuperare. Già certo praticamente in questo girone, anche se la matematica teoricamente lascia aperta qualche possibilità, che non si giocherà il turno numero 1 dei playoff, in quanto Cornegliano e Salluzzo hanno 49 punti, mentre invece Prodrono ne ha 63 e l'Avanzana ne ha 66, quindi il distacco è veramente veramente abissale. In coda la Virtus Mondovì, Gassino San Raffaele, ma anche a questo punto il Pedona sembrano praticamente già retrocesse. Si dovrebbe giocare un solo play-out, sicuramente sarà protagonista il Settimo, che ha 32 punti, e vedremo chi sarà tra SD Rocchetta, che ne ha 36, Cavour 37 e Savigliano 38. In teoria potrebbe precipitare con 3 sconfitte consecutive, ma la vedo difficile, anche l'Albese, che di punti ne ha 40. Nel big match tra Tortona e Casale, il Casale era andato in vantaggio all'inizio della, scusate, c'è un problema tecnico, abbiamo avuto un problema tecnico, ci torniamo immediatamente a collegarci. C'era la situazione, dicevamo, del Casale Tortona 1-1 con la formazione del Tortona clamorosamente in vantaggio al 45esimo del primo tempo con Manno, e soltanto a 15 minuti dalla fine il Casale è riuscito a trovare il pareggio con Farina, altrimenti avrebbe perso un ulteriore punto nei confronti della Valenzana Mano. Valenzana Mano che non ha avuto nessun problema a superare con una rete nel recupero del primo tempo di Merlane a 5 minuti dalla fine della partita di Bennardo per 2-0 la Virtus Mondovì, e a tornare quindi a un solo punto in classifica. È tutto quindi assolutamente da vedere nelle ultime 3 giornate. Il prossimo turno: Pedona Casale, Prodrono Cavour, Tortona Cheraschese, Benaldo Savigliano, Mondovì Gassino, sfida tra disperati che saluteranno con questo match tra di loro il campionato di eccellenza e prepareranno la discesa in promozione. Cornegliano Olmo, Settimo Salluzzo, Albese Rocchetta e Trino Valenzana Amado, quindi
Il Casale va sul campo del Pedona, squadra assolutamente in lotta per cercare punti nel disperato tentativo di avere il distacco minimo per fare il play-out, ma sarà veramente difficile. Mentre invece la Valenzanamano si gioca tutto a Trino, formazione tranquilla a centro classifica. La Prodromero potrebbe tentare di rientrare nella lotta approfittando di scivoloni improbabili delle altre due, superando in casa il Cavour, altra formazione che lotta per non rimanere coinvolta nel play-out. Per quanto riguarda i marcatori, guida Varvelli con 20 reti del Savigliano, 18 per Tandurella del Benazzoli, 17 per Melle della Prodromero, Messias del Casale e Cirillo del Corniglia Romeno, 16 gol Gai Albese e la Padula Sanluzzo, 15 De Souza, SDS Rocchetta. Scusandoci ancora per l'inconveniente tecnico che abbiamo avuto pochi secondi fa, andiamo adesso immediatamente a iniziare il giro dei vari collaboratori dalle regioni. La prima regione che andiamo a sentire è ovviamente la vicina Lombardia, di cui ci riferisce il nostro Mauro Migliavacca. Amici, ma soprattutto amiche di tutto campo, il vostro Mauro Migliavacca è pronto per raccontarvi l'eccellenza lombarda. Partiamo subito a cannone col girone A dell'eccellenza, dove l'Accademia Calcio Vittoria ha pareggiato 1-1 con il Legnano, il Varese ha battuto l'Accademia Pavese per 3-0. Ero presente al campo di Sant'Alessio e devo dire che la squadra capolista mi ha molto impressionato per modo di gioco e perché ha dei giocatori che con l'eccellenza c'entrano poco. Quando decidono di giocare, di segnare, di vincere una partita, lo fanno senza alcun problema. Un discorso totalmente opposto per l'Accademia, che ha palesato delle grandi lacune, dei limiti molto, molto importanti. Ma andiamo avanti col racconto di questa giornata. L'Arconatese ha pareggiato in casa 0-0 col Mariano. L'Ardor Lazzate si è imposta 2-1 contro la Lomellina. La Sestese ha vinto 1-0 sul campo del Saronno. Vittoria per 2-1 del Villa Cassano sul campo del Fenegro. Stesso risultato per la vittoria del Verbano sul campo del Tradate. Cade malissimo la Provigevano, che incassa un pesante pokerissimo dal Trezzano. Il finale è 5-1 per la formazione di casa. Andiamo ad analizzare la classifica, che vede il Varese già promosso con 75 punti. 50 punti per il Legnano, 46 per l'Ardor Lazzate, 45 per il Trezzano, 44 per l'Unione Villa Cassano, 43 per il Verbano, 41 per l'Accademia Calcio Vittuone, 40 per l'Arconatese, 39 per il Fenegrotte, 30 per il Tradate, 29 per la Lomellina e Saronno e Sestese, 26 punti per il Mariano, 19 punti per l'Accademia Pavese, 14 per il Fanalino di Colla Provigevano. La classifica marcatori vede il Bomber Marrazzo a quota 31, 17 per il duo formato da Giovio e Gian Gaspero del Verbano, 16 gol per Panigada dell'Arconatese e Berberi della Lomellina. Con Berberi sarebbero 18 invece anziché 16. Ma andiamo ad analizzare quanto successo nel girone B dell'eccellenza. Il girone B che ha visto questi risultati: Loggiano ha vinto di misura 1-0 sul campo del Brembate, vince il Caprino 1-0 contro il Luciano Manara, 4-0 della Casatese Lugoredo sul campo del Nibbiano, 7-0, avete capito bene, non sono impazzito, del Crema sul campo del Real Milano, 1-1 tra San Colombano e Gessate, 2-0 della Scanza Rosciata in casa contro la Cisanese, pari 1-1 tra il Cavenago Fanfude e il Verdello, vince 2-1 il Villa d'Arme Valbrembana contro l'Accademia San Donatese. In virtù di questi risultati vediamo la classifica, una classifica che vede in testa il Villa d'Arme Valbrembana con 64, 62 punti per la Scanza Rosciate, 59 per il Cavenago Fanfude che appare in caduta libera, 55 per il Crema, 54 per il Nibbiano, 51 per la Casatese Rogoredo, 46 per il Luciano Manara, 44 per il Caprino, 41 per il Verdello, 35 punti per il Gessate, 35 anche per la Cisanese, 27 per il trio formato da San Colombano, Brugherio e Accademia San Donatese,
22 punti per Longhorn, 19 per la Real Milano.